In questo periodo di avvento i presbiteri della diocesi di Arezzo si sono ritrovati per meditare in vista della festa del Natale. Lei ha tenuto un intervento molto bello, molto seguito. Qual è il filo conduttore che l'ha ispirata e che appunto ha condotto nella sua relazione? Direi la necessità di riscoprire nell'avvento un tempo che il Signore ci dona quasi come un laboratorio nel quale, con l'ascolto della parola di Dio, soprattutto rigenerare la speranza e l'attesa di quel futuro promettente che Dio stesso si è impegnato con il dono di suo Figlio Gesù per l'umanità intera. Una prospettiva che si radica nella memoria della prima venuta del Signore e che l'avvento però trasforma in speranza del suo ritorno alla fine dei tempi, un tema questo che forse un po' per paura e per imbarazzo troppe poche volte ricordiamo alle nostre persone, al nostro popolo, col rischio però di lasciarlo senza una risposta di speranza su tematiche che alimentano poi inquietudine, rassegnazione, disperazione e spesso anche scorciatoie improponibili che affondano un po' il loro terreno nella magia o in qualsiasi altra forma che non sia la liberazione dell'amore che il Vangelo propone all'uomo. Qual è l'elemento del vostro ordine, dei monaci olivetani, in particolare di San Miato al Monte, che vorrete mettere al servizio del presbiterio aretino proprio in questo frangente? Beh, direi anzitutto la preghiera, anche perché non grande, ma purtroppo un po' di distanza geografica c'è, e quindi essa si azzera con il mistero della comunione orante che rende tutti presenti, ecco, all'amore e al volto del Signore. Nella fattispecie la nostra piccola proposta è direi davvero con un po' di orgoglio, da 1000 anni, la tipica proposta benedettina, l'accoglienza, che pone al centro e al cuore di chi accogliamo la parola del Signore, davvero come laboratorio e scuola di una speranza che ridesta in noi la percezione di essere finalmente desiderati da qualcuno che ci invita a un dialogo che restituisce alla mia vita il senso di un'origine e di un compimento. Si è svolto questo momento importante di meditazione per i sacerdoti, i presbiteri della diocesi di Arezzo. Qual è l'importanza di momenti come questi appunto in vista del Natale? Ma ritrovare noi stessi, imparare a pregare, ricordarci come si impara a pregare pregando, e questa è una cosa importante per coloro che poi devono guidare le comunità nell'incontro con il Signore, ma soprattutto è importante perché ritrovando noi stessi in un momento forte come questo, si ripercepisce nuovamente la bellezza della chiamata e anche la bellezza di far sentire la chiamata al popolo di Dio. Quindi è un momento molto importante, sia a un fine esistenziale e sia a un fine pastorale. Qual è l'auspicio per il futuro, per quello che riguarda il presbiterio aretino, i sacerdoti, proprio in questo periodo di feste? Ma io penso che l'incontro di stamattina ci ha dato delle linee molto chiare. Ricordarci sempre che la nostra vita in questo contesto, in questa attività che facciamo, in questa contemplazione che viviamo è quella triplice venuta di Dio, del Signore, che ovviamente va cercato perché ci sta cercando, un'espressione molto bella che ha usato oggi l'Abate Bernardo, e quindi se ci rendiamo conto di questo, il nostro essere presbiteri appunto riacquista quella E maiuscola che dà senso a tutto quello che facciamo e che ci aiuta a riscoprire il senso della nostra esistenza e della nostra vocazione, un senso che già esiste perché appunto come è stato ripetuto oggi, dovremmo riscoprire anche la bellezza di essere stati voluti, di essere desiderati da Dio, ma di essere voluti da Dio in questo presente.